Buongiorno dal telegiornale della 7. Dunque, lo stop ufficiale annunciato ieri alle trattative tra governo e Unicredit per la cessione di alcuni asset di Monte dei Paschi di Siena pesa in borsa oggi sul titolo dei due istituti, con la preoccupazione conseguente dei risparmiatori. Ma dopo tre mesi di trattative il governo ha ritenuto troppa onerosa quella richiesta di oltre 7 miliardi per la ricapitalizzazione da parte di Unicredit. E così adesso la palla torna al MEF, che chiederà a Bruxelles una proroga dei tempi per la cessione. La rottura delle trattative tra il Ministero del Tesoro e la banca Unicredit, formalizzata ieri pomeriggio in un comunicato congiunto di due righe, allarma gli investitori. A Piazza Affari, i titoli dei due istituti di credito coinvolti, Unicredit ed MPS, hanno aperto in negativo e solo dopo una serie di sospensioni per eccesso di ribasso sono stati riammessi alle quotazioni. Sprofondano i quattro bond subordinati, obbligazioni che in caso di crisi verranno rimborsate solo dopo le ordinarie, emessi dalla banca senese per un controvalore complessivo di 1,75 miliardi di euro, che cedono tra il 13 e il 19,4%. Ma al di là delle reazioni dei mercati finanziari, per uscire dal capitale di Monte Paschi Siena, al governo serve al più presto un piano B. Non è ancora chiaro se l'acquisizione di MPS da parte di Unicredit non sia andata a buon fine per il rifiuto del Tesoro di destinare all'operazione gli 8 miliardi richiesti dalla banca guidata da Andrea Orcel, oppure perché, dopo un attento esame dei conti, per Unicredit non si sarebbe trattato di un buon affare. Quel che è certo è che entro fine anno il Tesoro dovrebbe cedere il 64,2% del capitale della banca senese acquisito nel 2016 per scongiurarne il fallimento, condizione imposta dall'Europa affinché non si trattasse di aiuti di Stato. La Commissione segue da vicino i recenti sviluppi su MPS ed è in contatto con le autorità italiane, spiega un portavoce dell'esecutivo comunitario. L'Italia si è impegnata a vendere tutte le azioni della banca entro una certa scadenza. Il termine non è scaduto. Spetta a Roma decidere e proporre la modalità di uscita dalla proprietà MPS, tenendo conto degli impegni in materia di aiuti di Stato del 2017. Ma un nuovo acquirente per MPS per ora non c'è. Alla Lega, che chiede al neoeletto deputato a Siena Enrico Letta di proporre una soluzione, l'ex premier risponde sottolineando la correttezza del ministro del Tesoro, Daniele Franco, che, a suo dire, si sarebbe impegnato a valorizzare il patrimonio di esperienza positiva e il legame col territorio, sostenendo il marchio MPS, scongiurandone la svendita e salvaguardandone i livelli occupazionali. Proprio per comprendere meglio la vicenda, i presidenti delle commissioni di bilancio di Camera e Senato, Marattini e D'Alfonso, chiedono al ministro Franco di riferire in Parlamento. In ballo ci sono, oltre alla tranquillità dei clienti di MPS, gli equilibri del sistema bancario italiano e il destino di almeno 6-7 mila dipendenti. Con il più grande sindacato dei bancari, la FABI, che avverte: non permetteremo alcun licenziamento. E su questo tema una portavoce della Commissione europea poco fa ha detto che la Commissione sta seguendo da vicino i recenti sviluppi riguardanti Banca Monte dei Paschi ed è in contatto con le autorità italiane, ma come sempre è responsabilità degli Stati membri, si legge, rispettare gli impegni in materia di aiuti di Stato ed è dunque compito degli stessi proporre le modalità per adempiere a questi impegni, così la Commissione europea. Ma come vediamo subito il no.